Buon pomeriggio, Giancarlo Fornei dal mio studio, dalla webcam del mio studio. Domenica pomeriggio, tra l'altro, ieri ero a Firenze e questa mattina, tornando appunto da Firenze, dove ieri ho tenuto una delle mie conferenze sull'autostima, scendendo dal treno ho acquistato un giornale, La Nazione per esattezza, e subito in prima pagina c'era un articolo che non mi è piaciuto per nulla. Un articolo che poi ho approfondito andando a leggere all'interno delle varie pagine, dove tra l'altro un articolo ben scritto, un articolo insomma ben fornito di contenuto, dove si raccontava, dove la giornalista raccontava la storia di una ragazzina di 13 anni, messa da parte, accantonata dal saggio di fine anno, quindi di danza classica della sua scuola, dalla stessa insegnante che praticamente, a quanto ho capito, la segue da una vita, da quando la ragazzina aveva 4 o 5 anni, se non ho capito male. Comunque la ragazzina danza, balla da quell'età, e messa da parte, dicevo, da questa insegnante, semplicemente perché la ragazzina è colpevole, tra virgolette, di aver messo su qualche chilo di più rispetto alla media delle altre ragazzine. Insomma, l'insegnante si preoccupava, tra virgolette, dello stato fisico della ragazzina, consigliandole di insomma fare dell'altro, non la danza classica, perché è difficile danzare sulle punte delle dita con quei chili in più, secondo questa insegnante. Ora, io non entro nel merito della notizia, perché insomma, se la giornalista l'ha scritto, ha scritto questo pezzo, ha scritto questo articolo, probabilmente avrà appurato le notizie, quindi avrà verificato i fatti. Ma se l'insegnante si è comportata veramente in questo modo, se l'insegnante ha veramente accantonato questa ragazzina di 13 anni semplicemente perché questa ragazzina è colpevole di avere qualche chilo in più, voglio che questa insegnante sappia che, secondo me, ma il mio personalissimo punto di vista, ha profondamente toppato, ha veramente sbagliato, è stata un po' maldestra, oserei dire. Questa insegnante è come se avesse ucciso, metaforicamente parlando, il sogno di questa ragazzina. Nell'articolo si parlava di che la ragazzina balla, danza da quando aveva 4-5 anni. Dunque, immagino quanto fosse importante per lei la danza, quanto fosse importante per lei avere questo sogno, indipendentemente dal fatto che magari potesse avere le capacità, le doti, diventare magari una ballerina importante, ma indipendentemente anche dal fatto, naturalmente, di avere uno o più chili in più rispetto alla media delle altre ballerine. Tra l'altro, nello stesso articolo, molto ben approfondito dal giornalista, c'era un rimando di un'intervista a Carla Fracci, la nota ballerina italiana della Scala, che raccontava di aver conosciuto nella sua esperienza tantissime ballerine un po' in carne, mettiamola così, nonostante il fatto che fossero in carne, di avere una grazia, di essere molto brave nel ballare. Dunque, se questa insegnante ha veramente messo da parte questa ragazzina semplicemente perché ha qualche chilo in più, ha veramente sbagliato, perché io ho sempre pensato che un insegnante non si debba limitare a trasferire sapere, know-how, conoscenza. In questo caso il compito di questa insegnante era quello di insegnare le ragazze a ballare, a danzare, ma debba anche naturalmente prendere per mano, metaforicamente parlando, e accompagnarle in una sorta di viaggio, anche dal punto di vista della fiducia, dell'autostima, della crescita personale, della parte motivazionale. Facendo in questo modo, invece, accantonando la ragazzina per questo motivo, è come se lei avesse ucciso, ripeto, metaforicamente parlando, il sogno di questa ragazzina. Ora, io vorrei parlare per i prossimi 30 secondi a lei, a questa ragazzina, e dirti che intanto comprendo, posso immaginare il tuo stato d'animo, naturalmente posso immaginare la tua autostima in questo momento a pezzi, ma se tu molli, se tu lasci la danza, dai ragione a questa insegnante. È come se le dessi ragione, come se avvalorassi la tesi di questa insegnante. Invece, secondo me, devi osare, devi combattere, devi reagire. Io lo so che è difficile, ma cercati un'altra scuola di danza, cercati un'altra insegnante un pochino più sensibile, mettiamola così, e datti da fare, continua il tuo sogno, cerca di portarlo avanti, è il tuo sogno, indipendentemente dal fatto che tu possa avere un chilo, due chili di più rispetto alla media delle ballerine tradizionali. Non darla vinta, non cedere, non arrenderti, ma vai avanti. Io sono Giancarlo Fornei, sono un coach, un formatore motivazionale, sono quello che in rete chiamano tutti il coach delle donne, per la mia grande esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile. Vai avanti, non conosco il tuo nome, se vuoi chiamami 392 27 32 911 oppure scrivimi info@giancarlofornei.com, ma se tu molli è come se ti arrendessi,
ed è come soprattutto che tu dessi ragione a questa insegnante. Io invece so che nonostante un chilo o due chili più, tu puoi diventare una bravissima ballerina. Forza, dai, ce la puoi fare. Un abbraccio.